Buonasera a tutti, benvenuti a questo quarto e ultimo incontro della Scuola della Parola in questo tempo di avvento. Oggi concluderemo questo corso, questi incontri, con il Vangelo della nascita di Gesù. Entriamo in un clima di preghiera, invochiamo lo Spirito, chiediamo al Signore di aiutarci a comprendere e incontrarlo nella sua parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo con il Salmo 8. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti, affermi la tua potenza contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci siamo introdotti nella preghiera di questa sera con questo salmo che apre alla grandezza di Dio, al Dio creatore, al Dio che ha fatto tutto. E questa frase che viene ripetuta, messa all'inizio e alla fine di questo salmo, indica proprio che tutto si racchiude lì. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Il Natale ci ricorda la discesa di Dio in mezzo agli uomini. Ascoltiamo ora il primo brano del capitolo 2 del Vangelo secondo Luca. Primi sette versetti del Vangelo di Luca, il capitolo secondo, e ci dà una indicazione di tempo e di luogo. Ci dice che un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento su tutta la terra. Certo, era riferito all'impero romano, questo territorio, ma questo ci può aprire a qualche considerazione. Innanzitutto, la salvezza di Dio, la venuta di Dio in mezzo agli uomini, la nascita di Gesù, non è un fatto distante dagli uomini, non è fuori dal tempo e dello spazio, ma è dentro una storia databile con delle persone che
indicano un tempo della storia dell'umanità. Gesù, Dio, si inserisce, entra in quel tempo nella storia dell'umanità. Secondo aspetto, il censimento. Perché veniva fatto il censimento? Innanzitutto era per fare la conta delle persone, perché poi queste dovevano pagare le tasse e perché poi gli uomini potessero essere disponibili per la guerra. Quindi c'è un richiamo, una indicazione di potere dell'uomo sull'uomo. Qualche persona decide per tutti gli altri uomini. E dentro questo vivere in cui c'è un rapporto tra uomo e uomo, ma diciamo così tra potente e coloro che erano sudditi, che erano della categoria inferiore, dentro questa storia, dentro questo tempo, dentro queste vicende umane, il Messia entra in questa storia. Possiamo anche definirla così, detta così, con queste ragioni, anche una storia di male. E Gesù entra come colui che serve, come un povero che non ha dove posare il capo, per guidare i nostri passi sulla via della pace, perché alla ricchezza sostituisce la povertà, al potere il servizio, alla superbia l'umiltà. Ecco, Dio vuole cambiare, chiede di cambiare i criteri dominanti. Si dice anche che anche Giuseppe con Maria, sua sposa, vanno verso Gerusalemme per compiere quello che tutti gli uomini di quel territorio erano chiamati a compiere. Obbediscono quindi Giuseppe con Maria alla storia, alle leggi di questa storia. Per Maria sono i giorni anche del parto, si avvicinano i giorni del parto e si dice che proprio partorì un figlio, il primogenito. Allora, dentro questa lettura del Vangelo di Luca, che cosa sembra risaltare? La nascita di Gesù, il primogenito, oppure il decreto di Cesare Augusto? Ecco che Luca vuole mettere in risalto questo aspetto della nascita di Gesù. Gesù è il centro del mondo, non è il censimento la cosa più importante. Chi l'avrebbe detto che da allora la storia dell'umanità, del mondo, si divide in un prima e un dopo? Noi contiamo gli anni da prima di Cristo e in quelli dopo Cristo. Anche se uno non ha fede, queste cose restano, perché Dio è il centro della storia. Quindi il fine dell'uomo è sempre stato quello di una ricerca continua, un cercare di raggiungere Dio. Ma data questa impossibilità da parte dell'uomo, ecco che Dio prende lui l'iniziativa e scende per incontrare gli uomini. Si parla anche in un contesto più di tradizione, meno evangelico, ma più di tradizione, che Gesù non abbia trovato posto a Gerusalemme, trova posto in una grotta a Betlemme. È l'inizio della vita umana di Gesù. Inizia in una grotta e finisce in una grotta, con la sua deposizione della croce e la sua sepoltura. Quindi la vita terrena è chiusa tra queste due grotte. Qui si vi dice che è avvolto in fasce. Là ci sarà un telo, quello che poi si chiama sindone. Qui è deposto in una culla di legno. Là viene deposto, viene tolto da una croce di legno. E Maria, come una brava mamma, si prende subito cura del suo figlio Gesù e lo avvolse in fasce. Dio ha bisogno dell'uomo.
Dio chiede all'uomo, l'ha chiesto a Maria, ha chiesto a Zaccaria, lo ha chiesto ai profeti, lo ha chiesto anche a Maria in questo compito così semplice, bello, da mamma, di prendersi cura di quel bambino. Fasciarlo vuol dire proprio cercare di dargli quel calore, o per ripararlo dal freddo, come vogliamo usare, ma per dire l'attenzione dell'uomo verso Dio. Dio si è affidato alle sue mani. E si dice che lo depose in una mangiatoia. E questo è un po' il termine che si indica anche quando si vuole sdraiarsi e mangiare. Ai tempi di Gesù non c'erano i tavoli e le sedie come noi abbiamo oggi, ma era tutta una distesa di tappeti, di stuoie, dove si sedevano per terra e mangiavano anche in quella posizione. Avvolto in fasce, Maria lo depone, lo posa lì per terra, appoggiato alla terra. Ma in questo luogo, che è un luogo particolare, si dice che è una mangiatoia, cioè è un luogo dove gli animali venivano portati per ripararsi dal freddo, dalle intemperie, e lì avevano anche qualcosa da mangiare. Ecco qui la cosa particolare. Quel Gesù che poi dice io sono il pane vivo disceso dal cielo e che dà la vita, è un luogo dove invece altri mangiano. Lui dice voi mangerete me, ma in quel momento è lì in un luogo dove altri sono lì, che sono lì per mangiare. Quindi Dio si dona come vita e come cibo all'uomo, a quell'uomo peccatore che di Dio ha bisogno per la salvezza. Infatti si dice non c'è un altro posto che una mangiatoia per lui. Proseguiamo con la lettura degli altri versetti del capitolo 2, dal versetto 8 al versetto 20. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio, per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. In questa seconda parte vediamo come i pastori sono un po' i protagonisti di questo pezzetto del capitolo 2. Sono coloro i primi che hanno creduto alla parola, sono i primi che hanno trovato il bambino, lo riconoscono come il figlio di Dio e lo annunciano. Ecco, questi pastori che erano fuori all'aperto, era normale per quel tempo, chi aveva un gregge, che aveva animali da pascolare, stavano fuori settimane, mesi, e la notte dormivano un po' così, come capitava. L'angelo fa visita proprio a queste persone
poco colte o comunque persone semplici. Ricordiamoci che a Gerusalemme, Betlemme dista pochi chilometri da Gerusalemme, a Gerusalemme c'è la città santa, Gerusalemme è la città dove c'è il re Erode, ma queste persone più importanti dei pastori non sentono questo annuncio, non vanno a trovare Gesù. I pastori invece, nella loro semplicità, sono coloro che per primi vedono il bambino Gesù. E un angelo li avverte. Ecco, l'angelo significa colui che annuncia. La nascita di Gesù deve essere detta da qualcuno. Attraverso l'angelo ci viene la buona notizia del Dio che si è donato a noi. È necessario che qualcuno lo annunci, perché la nascita di Dio in mezzo agli uomini non può essere frutto di una semplice intuizione oppure prodotta da qualche ragionamento o da qualche sforzo umano. Occorre che venga annunciata. Allora ecco che il Vangelo, quella buona notizia che viene data, è data a pochi e mediante a questi a tutto il popolo. Da dove parte? Da chi parte l'annuncio Gesù è nato? Bene, l'angelo è la prima figura che porta questa notizia, ma per gli uomini, tra gli uomini, i primi sono i pastori. Che cosa dice l'angelo? È nato il Salvatore. È il centro, è il cuore dell'annuncio. Il Natale. Che cos'è il Natale? La notizia, l'evento che ci riporta alla centralità della storia di salvezza quando Gesù è nato, è venuto in mezzo agli uomini. E c'è questa indicazione temporale che dà l'angelo. Oggi è nato il Salvatore. Oggi. E la parola di Dio che noi ascoltiamo non è una parola lontana, distante, ma è una parola attuale, vicina. Allora quell'oggi, quel dire che Gesù è nato oggi, è valido anche per noi, in questo giorno, ogni giorno. Cioè Gesù è presente, vive all'interno della storia dell'umanità. L'oggi di cui parla è quello eterno di Dio che si è donato a noi nella vita di Gesù. La caratteristica di questo brano di Vangelo, della nascita di Gesù, che fa da collegamento anche con l'altro Vangelo, quello di Matteo, gli unici due che parlano della nascita di Gesù, Luca sviluppa meglio il fatto, più l'annuncio che il fatto che è nato Gesù. Rimarca molto di più il fatto che venga annunciato, perché è importante che anche noi giungiamo a quell'oggi fatto mediante dell'obbedienza, di fede e dell'annuncio. Dobbiamo anche noi metterci in questo ordine di temporalità. Dobbiamo dirci ogni mattina, anche noi, oggi Dio c'è per me. Dio è qui in mezzo a noi. E l'angelo dice ai pastori che ci sarà un segno. Ecco, troverete un bambino. L'annuncio ci racconta la nascita di Gesù come un segno. La vita di Gesù, la sua storia vera, è il segno ultimo, definitivo, totale di quella salvezza che Dio ha offerto e offre sempre a ogni uomo che accoglie l'annuncio di Dio. Quando il Vangelo di Giovanni si conclude, dice: queste sono le cose che vi ho scritto, ma ce ne sarebbero molte altre da dire, ma queste bastano per comprendere, per incontrare Gesù. Oppure quando le ultime parole di Gesù sulla croce: tutto
è compiuto. Cioè tutto quello che è il disegno di Dio si è compiuto, si è realizzato nella persona di Gesù, dalla nascita alla sua morte in croce e poi l'attesa della risurrezione. Cosa fanno i pastori? Dicono: andiamo e vediamo. Seguono l'annuncio che gli ha fatto l'angelo e iniziano un cammino di fede. Si muovono, non è che hanno ascoltato questo annuncio, questa bella notizia, ma se ne sono stati lì con le mani in mano. Solo muovendosi, solo andando verso il Signore, veramente tu lo incontri. Certo, hanno obbedito a quello che è stato l'annuncio, perché hanno anche creduto in questo. E allora ecco che potremmo dire questi tre verbi che sono stati messi così in maniera ordinata nel Vangelo secondo Luca. I pastori hanno udito, poi sono andati e hanno visto. Udire, andare, vedere. Prima cosa occorre ascoltare la parola di Dio, l'annuncio, le parole del Signore. La voce di Dio va innanzitutto ascoltata. Secondo passo è quello di muoversi. Occorre mettere in gioco la propria vita, la propria fede. Occorre intraprendere un cammino di fede. E dopo vedi. Vedi ciò che davvero il Signore ti ha detto. Ecco che allora i pastori vanno, si dice anche in fretta, e vanno a vedere, scoprono quello che Dio veramente ha fatto, quello che è avvenuto. I pastori vedono quella realtà che era stata loro annunciata e ciò che il Signore ha fatto conoscere. È tanto importante che non possono tenerlo per loro, lo annunciano. E questo è ciò che è un po' l'immagine della Chiesa. Loro hanno creduto e hanno visto e ora annunciano a loro volta. Quello che gli angeli hanno fatto in cielo, i pastori lo fanno in terra. È la missione della Chiesa. Quando noi pensiamo, parliamo, diciamo, missione, i missionari. Missionari non sono quelli che, solo quelli che prendono e vanno un'altra parte del mondo. Missionario è il cristiano sempre. Quando annuncia la parola è lì che vive la sua missione. Però occorre anche fare un po' in ordine i passi. Ascoltare, udire, poi andare e poi vedere. Quando nel Vangelo di Giovanni i discepoli chiedono a Gesù: Maestro, dove abiti? Lui risponde: venite e vedrete. Come dirgli: seguitemi, dovete muovervi, non potete stare fermi se volete vedere dove abita il Signore. Allora la vita del cristiano non è statica, la vita del cristiano è colui che si ferma a pregare, ad adorare, ad ascoltare il Signore, ma poi muove i passi verso l'annuncio agli uomini. Allora la prima reazione che hanno i pastori è che il loro annuncio è meraviglia. Si stupiscono di quello che hanno visto e che intendono poi annunciare. E qui nel Vangelo entra anche in gioco la persona di Maria. Viene citata, viene portata anche la figura di Maria che vive questo evento lì a fianco del suo figlio Gesù. Maria viene presentata come la credente. Lei ha già fatto i suoi passi. Lei ha creduto alla parola dell'angelo, lei ha creduto con Giuseppe e si è portata a Gerusalemme. E allora era lì, già lì a contemplare il volto del bambino Gesù. Lei che conosceva già tutti i fatti, come erano avvenuti, non può mai, la parola di Dio non può mai prescindere poi
dalla parola ascoltata. Allora i passi dell'uomo sono il frutto di un incontro con Dio, i frutti di una parola che prima viene udita, ascoltata, per poi essere annunciata. Ed ecco il finale. I pastori ritornano ai loro greggi, ma ritornano lodando e glorificando Dio. La prima comunità degli Atti degli Apostoli, alla luce della Pasqua di Gesù, si riunisce dopo l'ascensione, quando si chiude il cielo, che qui invece si apre. Dio scende dal cielo e viene ad abitare in mezzo agli uomini. Poi ritorna in cielo con l'ascensione. E qui ecco che parte quella che è la vicenda, la storia della Chiesa. Una Chiesa che muoverà i suoi passi con il primo annuncio che viene fatto da Gesù, la chiamata dei primi discepoli e poi via via tutto quello che noi conosciamo dai Vangeli, fino a quello che è il centro, il cuore della nostra fede, passione, morte e risurrezione. Allora, preparandoci al Natale, vogliamo ripercorrere anche noi questi passi, vogliamo anche noi prepararci ad essere un po' come i pastori, ad ascoltare l'annuncio degli angeli, per anche noi udire la parola del Signore, andare anche noi verso la mangiatoia di Betlemme e poi dare lode al Signore. Allora, concludendo questo incontro, qualche spunto per la nostra riflessione e un impegno. Innanzitutto lo stupore, la meraviglia. Vediamo come i pastori, davanti a questo grande evento straordinario, restano senza parole, perché davanti a Dio, davanti alle meraviglie di Dio, si resta senza parole. Ma io sono ancora capace di stupirmi e meravigliarmi delle cose di Dio? Riesco ancora all'inizio di una giornata, alla fine di una giornata, lodare Dio, ringraziare il Signore, pensare che non sono io il centro del mondo, ma è Gesù? Secondo aspetto, la figura dei pastori. Gente semplice che ascolta, accoglie la parola di Dio. Probabilmente noi ci possiamo dire più fortunati, perché magari abbiamo studiato di più, abbiamo avuto la fortuna anche di studiare di più dei pastori che erano lì al campo vicino a Gesù. Però noi siamo ancora capaci di ascoltare e accogliere la parola di Dio? O pensiamo che sia cosa per altri? Oppure quando anche magari ci capita di sentire un brano di Vangelo e appena inizia, ah sì, lo so già come va a finire. Ma Dio ti sta parlando. Come puoi dire, lo so già quello che mi vuol dire Dio? Dio mi parla. Devo mettermi in una disponibilità di ascolto. E infine, sempre i pastori che tornano dalla grotta di Betlemme e annunciano. Stupore, ascolto, annuncio. Questi potrebbero essere tre aspetti che vorrei invitarvi a vivere nei prossimi giorni, in preparazione e nel giorno del Natale, nei giorni successivi, nel tempo natalizio. Stupore, stupirsi delle cose di Dio, ascoltare Dio, annunciare Dio. Allora questo è l'augurio che vi faccio, è l'augurio per un buon Natale, per voi, per i vostri cari, per le persone che voi incontrerete nel tempo di Natale, alle quali potete annunciare la salvezza che viene da Dio. Concludiamo insieme con la preghiera, con Maria in attesa di Gesù.
Maria, che dopo l'annuncio dell'angelo hai atteso il tuo Gesù nel silenzio e nella preghiera, insegnaci ad essere vigilanti per andare incontro a Cristo con le nostre lampade accese. Maria, che hai detto il tuo sì, accettando di fare totalmente la volontà del Signore, aiutaci ad essere obbedienti. Maria, che hai vissuto nella povertà, ma ricca nella grazia di Dio, fa che sappiamo accogliere il tuo Figlio Gesù come il dono più grande, il vero regalo di Natale. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questo è l'ultimo incontro della Scuola della Parola e quindi anche un grazie a chi ha permesso le riprese, la preparazione, le riprese, la visione di questo momento. Quindi grazie a Don Cristian e ai ragazzi che l'hanno affiancato, sostenuto, preparato tutti questi momenti. Volevo lasciarvi qualche comunicazione che riguarda un po' questi giorni, questa settimana che precede il Natale. Sul sito della comunità pastorale e da domani anche nelle bacheche delle parrocchie trovate anche le disponibilità dei sacerdoti per le confessioni nelle varie parrocchie. Poi da domani sera inizierà la novena di Natale. Ore 20:40 su questo canale YouTube ci sarà la novena tenuta da Don Cristian, che ci accompagnerà tutti i giorni, sabato e domenica comprese, fino al 23 di dicembre. Ore 20:40. C'è però un'eccezione. Giovedì 17 dicembre la novena sarà alle 20:15, perché dopo la novena ci sarà la preghiera dell'arcivescovo, il racconto, la storia che l'arcivescovo in queste sere ci propone, ma giovedì sera alle 20:45 sul canale 195 o su Radio Marconi l'arcivescovo terrà una celebrazione penitenziale della parola di Dio per aiutarci a prepararci per la confessione in questo tempo che ci prepara il Natale. Ecco, questo è un momento certamente per adulti, giovani adulti, che ci può aiutare ad arrivare al momento della confessione non così come un qualcosa che perché Natale bisogna compiere, ma perché anche qui ci siamo messi in ascolto della parola di Dio, abbiamo pregato, è stato invocato lo Spirito Santo e apro allora così il mio cuore a Dio nella confessione davanti al sacerdote. Dobbiamo forse un po' recuperare questo aspetto del prepararci alla confessione. Questo tipo di celebrazione è una celebrazione che può essere usata anche in parrocchia. Evidentemente l'arcivescovo ha colto il momento, il periodo che stiamo vivendo, con le difficoltà a uscire la sera o comunque a incontrarci. Allora ha pensato lui di guidarci in questa meditazione e in questo momento di preghiera che può essere di grande aiuto per la confessione. Quindi vi ringrazio, vi saluto, ci vedremo nei prossimi giorni, come sacerdoti siamo disponibili nelle confessioni, ci troveremo poi in chiesa per le celebrazioni del tempo di Natale, ecco, quindi avremo modo anche di salutarci più da vicino ma non troppo vicino, e quindi l'augurio di una buona notte, di una buona settimana che ci separa ancora dal Natale per essere pronti anche noi ad accogliere Gesù.